Noi dopo la segnalazione di Stefania, noi intendo io e il presidente Sergio Vincioni, abbiamo allertato i vigili del fuoco e dopo che lui li ha chiamati sono intervenuti nel giro di 10 minuti e di lì a poco hanno tagliato l'albero perché hanno riscontrato che era veramente pericolante. La nostra associazione è un'associazione di volontari, guardie ambientali. Noi controlliamo la parte zoofila, i cani, tutto quello che riguarda sia il proprietario, come tratta l'animale, sia l'animale che insomma, rispettino tutte le norme per la gestione di un animale, nel senso che ne so, la parte dei rifiuti, del guinzaglio, che l'animale stia correttamente in mezzo alla gente. E poi la parte anche dei rifiuti, perché noi vediamo quello che le persone buttano in giro o perlomeno tutte le discariche, perché ci sono tante discariche in giro, ci sono tanti rifiuti che non sono controllati, per cui noi una volta che li controlliamo li segnaliamo al comune e il comune interviene secondo la circostanza. Questo è quello che facciamo noi con la nostra associazione, è un'associazione nazionale, si chiama EZA e operiamo su tutto il territorio nazionale. Questo è quello che facciamo. A Terni quanti siete? A Terni siamo una quindicina di persone e se ne stanno aggiungendo altri perché sta diventando la nostra famiglia sempre più grande, in quanto riscontriamo tra i cittadini questa voglia di fare volontariato e soprattutto di controllare sia la parte zoofila sia la parte dei rifiuti, e questa è una cosa bella perché vediamo molta collaborazione. Chi è interessato a entrare nella vostra famiglia che cosa deve fare? Deve contattare la presidenza e lì poi portare tutta la documentazione per poter essere iscritto. La presidenza si trova? Si trova a Terni, in Vico della Fontanella 18. E lì c'è tutto quanto il quartier generale della nostra associazione per quello che riguarda la regione Umbria.